Buonasera a tutti. Buonasera. Iniziamo il consiglio e procediamo con l'appello. Buonasera, facciamo l'appello. E a nome di Nicola, Santini Elio, Paglione Valentino, Finocchio Carmine, Paglione Amica, Di Ippolito Italo, Finocchio Palmerino, Bucciarelli Vincenzo, Pallante Nicola, presente. Pili Antonella, assente. Iezzi Pasquale, presente. La seduta è valida. Grazie, dottoressa. Allora, iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno, che è approvazione dei verbali della seduta precedente. Quindi i punti dell'ordine del giorno della seduta precedente era la nomina commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari, l'elezione della commissione elettorale comunale, comunicazione del sindaco sulla nomina degli assessori e del vice sindaco e l'approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, esame degli eletti alla carica di sindaco e di consiglieri comunali. Quindi, chi è favorevole? Procediamo con il secondo punto all'ordine del giorno. Il secondo punto all'ordine del giorno è la verifica quantità e qualità delle aree da destinarsi alla residenza e alle attività produttive. Noi proponiamo che non abbiamo nell'ambito del territorio comunale non abbiamo nessuna area. Chi è favorevole? Terzo punto all'ordine del giorno. Diciamo che è la stessa cosa, diciamo che questa è una formalità, perché per quanto riguarda la IUC, le imposte. Quindi sono confermate le aliquote relative all'anno precedente. Chi è favorevole? All'unanimità. Stessa cosa, quindi per quanto riguarda l'IMU, quindi parliamo sempre di tariffe relative ai tributi. Sono state confermate le stesse aliquote dell'anno precedente perché non sono state variate dalla precedente amministrazione, quindi atto dovuto si vengono confermate le stesse aliquote. Chi è favorevole? L'unanimità del 3. Abbiamo detto di farlo immediatamente seguito. Ah, perfetto. Infatti stavo dicendo che farò, diamolo per propongo di darlo per tutto. Per tutto. D'accordo, quindi votiamo per l'immediatezza per l'eseguibilità. Perfetto, tutti favorevoli? Sì. Ok. Assolutamente sì. Non ci scordiamo allora adesso di... perché sono tutti da... No, vabbè, ma tanto... No, di solito ci si scorda sempre. Perfetto. Non l'avremmo contestato. Quinto punto all'ordine del giorno, parliamo sempre di aliquote, quindi aliquota IRPEF per quanto riguarda l'anno 2019. Chi è favorevole? All'unanimità, favorevole. Il sesto punto all'ordine del giorno è ricognizione e partecipazione ai sensi dell'articolo 3,27 e 29. Partecipazione che significa? Partecipazione del Comune di Tornareccio. Sapete benissimo, se non consiglieri noi le sappiamo, le partecipazioni comunque. Il Comune di Tornareccio ha una partecipazione in SASI, ISI, Ecolan e ATO. Quindi chi è favorevole? Immediata eseguibilità.
Eseguibilità. È un termine abbastanza. Perché non è eseguibilità. L'eseguibilità è con la pubblicazione all'albo pretorio, l'eseguibilità gliela abbiamo messa. Punto all'ordine del giorno numero 7. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili. Allora, cari consiglieri, voi avete l'elenco degli immobili. Preciso, anche se questo è un atto dovuto, che dobbiamo ampliarli, a breve amplieremo, perché sì, dobbiamo dargli un valore e una riqualificazione di questi immobili. Ci sta solo la suscettibilità di alienazione, non c'è la valorizzazione. Quindi non c'è la valorizzazione, però provvederemo a dare una valorizzazione a questi immobili. Chi è favorevole? L'immediata? Ottavo punto all'ordine del giorno. Approvazione piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021. Noi lo diamo per approvato, quindi queste sono opere già previste nelle delibere precedenti della precedente amministrazione. Chi è favorevole? L'immediata? Punto 9 all'ordine del giorno, individuazione limite massimo delle spese del personale a tempo determinato con convenzione e o con collaborazione coordinata e continuativa. Mi volevo solo soffermare su questo punto, però penso che i consiglieri sanno a cosa parliamo. Allora, nell'ambito pubblico la norma, la legge dice che a livello di flessibilità del rapporto di lavoro il comune può ottemperare fino a determinati importi. Ci sono dei riferimenti presi, noi abbiamo una disponibilità di flessibilità ad oggi di lavoro pari a 6.692. Comunque voglio portare a conoscenza anche del Consiglio e della cittadinanza che in procinto di un decreto di concretezza che, giusto dottore, qui ci dà la possibilità di riorganizzare meglio il comune e qualche flessibilità in più. Chi è favorevole? Immediata? Decimo punto all'ordine del giorno. Individuazione dei limiti massimi di spesa anno 2019. Parliamo la stessa cosa, quindi chi è favorevole a questo punto? Immediato. Undicesimo punto all'ordine del giorno. Organismi collegiali indispensabili. Abbiamo votato nel primo consiglio che l'ente si avvale delle commissioni elettorali, l'unica commissione, perché la commissione edilizia non è stata ripristinata e quindi l'unica commissione è la commissione elettorale. Questa è una ricognizione che facciamo tutti gli anni per individuare gli organismi che ci servono, indispensabili, dice la legge, quelli che non sono indispensabili. Chi è favorevole? Immediata. Andiamo troppo spediti, l'acqua non abbiamo nessuno. Allora, dodicesimo punto all'ordine del giorno. Dodicesimo. Approvazione del programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2019. E non abbiamo impegni per il momento per l'anno 2019. Chi è favorevole? Il sindaco, mi perdoni, solo la correzione formale sul deliberato, il primo punto di prendere atto che per l'anno 2018 è un refuso, sì, quindi di correggere in fase 19. Di per la delibera, non tanto per la proposta. Perfetto, grazie. Prego.
Chi è favorevole allora? Prima volta. Immediata? Tredicesimo punto all'ordine del giorno. Documento unico di programmazione. È un documento, sapete benissimo, per quanto riguarda le attività dell'ente, che già è stato deliberato dalla precedente amministrazione, quindi io non mi dilungo, chiedo solo chi è favorevole all'approvazione di questo punto. Immediata. Quattordicesimo punto all'ordine del giorno, approvazione del bilancio di previsione finanziario. Questa amministrazione, in virtù del parere del revisore, quindi per quanto riguarda la programmazione triennale del fabbisogno del personale, per quanto riguarda l'organo di revisione che ha dato parere favorevole per la situazione economica e finanziaria, per in virtù della delibera di giunta presentata e in virtù che questo bilancio è programmatico ma è anche oggetto di variazione, quindi per l'applicazione del nostro programma, io chiedo il parere favorevole a questo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Immediata. Ringrazio. Abbiamo finito.